Buongiorno o buonasera, io sono Elena ed oggi proseguiamo il nostro viaggio all'interno della fine dell'Ottocento leggendo il settimanale La Moda Illustrata del 1895. Purtroppo le prime due settimane dell'anno del giornale originale che ho sono molto compromesse e ci sono proprio delle parti mancanti, quindi andrò a leggervi praticamente l'unico articolo completo che ho e parla del caffè. Ma ci sarà comunque la nostra carrellata di moda e suppellettili. Quindi, bando alle ciance e iniziamo! Il caffè. Il caffè è originario dell'Abissinia, da dove sembra essere stato trasportato nel Yemen dai conquistatori etiopi. Tale asserzione, quantunque priva di prove storiche bene annesse, è fondata principalmente su ciò che tutti i vegetali crescono senza coltura nella loro vera patria, e che in molte regioni il caffè cresce spontaneamente e porta nello stato selvaggio un frutto più grosso, quantunque meno costoso di quello di Mocha, che è una città nello Yemen. Finalmente, da tempo immemorabile, i Gallas, cioè la vasta confederazione di popolazioni africane, adoperano il caffè come alimento e bevanda. Oggi questo termine è considerato dispregiativo, si chiamano oromo. La prima bevanda che si immaginò di preparare coi grani del caffè fu una decozione della fava e della polpa bollite insieme, oppure una decozione della sola polpa. Ed è in tal maniera che lo usano ancora gli abitanti di parecchie province dell'Arabia. Più tardi si preparò coi grani arrostiti e polverizzati la bevanda che noi conosciamo sotto il nome di caffè. Parlando in una tale scoperta, tutti gli scrittori hanno confusi due processi e di là vennero tutte le varianti nei loro racconti, da rendere impossibile il metterli d'accordo. All'epoca di Maometto questa bevanda era ancora sconosciuta in Arabia e certamente, se il profeta l'avesse conosciuta, l'avrebbe apprezzata in modo da metterla fra i godimenti del suo paradiso. Ciò che vedi sicuro si è che né nel Corano né nelle belle poesie antislamiche, le quali celebrano frequentemente il vino ed il delirio bacchico, non fanno menzione del caffè. Quando l'uso delle bevande fermentate fu proibito dal poeta, il caffè non era ancora sufficientemente sparso nella penisola e non fu che 600 anni dopo che esso venne a compensare i turchi delle astinenze dei liquori. L'etimologia stessa del nome è una forte presunzione per far credere che fu adottato in principio come succedaneo al sugo dell'uva. La parola cavè, da cui deriva il nostro caffè, era impiegata dagli antichi arabi nel suo significato primitivo, per designare il vino e gli altri liquori ubriacanti. Fu in seguito applicato all'infusione della fava etiopica, alla quale gli arabi, del pari che gli abissini, danno ancora il nome di boum. Caffè non viene altrimenti, come alcuni pretesero, da Kafa, nome di un'antica provincia del Tigri dove cresce senza coltivazione. Nei primi tempi tutti incoraggiarono il consumo del caffè e lungi dall'essere considerato come nocivo alla salute o all'organismo fisico e morale, era vantato come un tonico potente, eccitante l'allegria ed un dolce estasi. Ma bentosto l'abitudine di bevere il caffè nelle moschee fece nascere dei disordini e diede luogo a vive controversie. Parecchi dottori, trovando che possedeva qualità ubriacanti, lo dichiararono illecito per i veri credenti, mentre altri invece, pretendendo che allontanasse il sonno, lo dichiararono utile perché permetteva di prolungare le pie veglie. Nel 1511 l'uso ne fu pubblicamente condannato in un'assemblea di ulema e di medici alla Mecca, i quali lo dichiararono contrario alla legge del profeta ed altrettanto nocivo all'anima ed al corpo. Da quell'epoca fu ora permesso, ora proibito, a seconda del capriccio dei governanti. Nel 1523 la cattedra della moschea di El Hazar, al Cairo, risuonò degli anatemi scagliati dai più ortodossi imani. Fanatizzato dalle loro parole, il popolo si abbandonò a tutti gli eccessi. I magazzini che contenevano questa fava maledetta furono dati in preda alle fiamme. Gli stabilimenti e le baracche dove la si preparava furono saccheggiati ed i proprietari assaliti con gli avanzi dei loro mobili e dei loro utensili. Informato della causa di tali disordini, il sultano Selim I, da poco tempo padrone dell'Egitto e dei luoghi santi, annullò come successore dei califfi i decreti dei mufti e mise fine ai tumulti che avevano agitato la Mecca ed il Cairo. L'uso del caffè fu proclamato lecito e due dottori che continuarono a dichiarare questa bevanda eterodossa e perniciosa alla salute furono appiccati per ordine del sultano.
Dopo da allora cessò ogni contestazione ed il gusto per questa decozione vivificante divenne talmente popolare che nella prima metà del XVII vi erano al Cairo 2000 botteghe dove si vendeva il caffè. Questa bevanda non ha più in oggi nessun detrattore in Oriente e la lite sembra essersi ben giudicata, che i puritani dell'islamismo, i wahhabi stessi, ne fanno grande uso. Ignoriamo se simili dispute abbiano avuto luogo in Abissinia, ma al giorno d'oggi ancora i musulmani di quel paese bevono giornalmente il caffè, mentre i cristiani crederebbero rinnegare la loro fede se ne facessero uso. Dal Cairo una tale abitudine si introdusse in Siria, nell'Asia Minore, e di là a Costantinopoli, dove prese uno sviluppo eccessivo e tale da modificare profondamente i costumi. Secondo qualche autore, fu nel 1546, l'anno 952 dell'Egira, sotto il regno di Solimar il Magnifico, che l'uso del caffè si propagò a Stambul. Se si deve credere a Silvestro de Sacy, non fu se non nell'anno 962 dell'Egira o 1554 dell'era nostra che l'uso del caffè cominciò a divulgarsi a Costantinopoli. Un arabo stabilito in quella città ebbe l'idea di riunire nella sua bottega dei mervishes, degli uomini di legge, dei mercanti e di servir loro del caffè mediante una leggera retribuzione. I turchi di tutte le classi vi trovarono un potente ausiliario al loro amore per il reis, o il dolce far niente, suprema beatitudine della loro esistenza. Questo stabilimento diventò presto in voga. Numerosi caffè s'aprirono contemporaneamente a Costantinopoli, dove soggiacquero ad altrettante vicissitudini come al Cairo, ma dove finirono per essere considerati come stabilimenti di prima necessità. Verso la fine del XV o sul principio del secolo XVI, il caffè fu portato dall'Arabia al Cairo da un qualche dervisce e le loro qualità furono talmente apprezzate che l'uso se ne propagò con entusiasmo, in modo che fino da quell'epoca diventò un oggetto molto importante di commercio. Dal Levante il caffè si sparse in breve in Europa. Un medico tedesco, Leonardo Ravolf, che si trovava a Costantinopoli alla fine del secolo XVI, fu il primo europeo che rimarcò il caffè e lo fece conoscere nella sua patria. Poco dopo, un celebre medico e botanico di Padova, Prospero Alpino, che risiedeva al Cairo, vide quest'alberetto nel giardino di Ali Bey e ne diede la descrizione nella sua opera sulle piante dell'Egitto nel 1591. Gli egiziani, dice egli, preparano col boum, o servente del caffè, una bevanda comunissima che tiene luogo nel vino e che chiamano caova. Non parla che dell'impiego del grano in decozione e non già in infusione, e quindi paragona il gusto del caffè a quello della cicorea. È forse ad un tal riavvicinamento che si deve l'orribile miscuglio in uso ancora oggi in molte parti dell'Europa. Pietro della Valle, che viaggiava nel 1651, pare sia stato il primo che fece conoscere il caffè in Italia. Nel 1644, un marsigliese, Laroque, introdusse il caffè in Francia. Tavernot, al suo ritorno dal Levante nel 1657, lo portò a Parigi come una curiosità e lo fece alquanto conoscere, ma fu solo dopo il soggiorno di Soliman Ara, ambasciatore turco, nel 1669, che il caffè diventò una bevanda alla moda. Al principio del secolo XVIII, l'uso del caffè si sparse in Olanda, in Germania, in Polonia e divenne generale in tutta l'Europa. Fu in breve considerato di bon ton e di buona compagnia il bevere il caffè e malgrado i medici che lo discreditarono come una bevanda nociva, malgrado lo stesso celebre Linneo che cercò di provare che agitava sul sistema nervoso ed inneboliva il cervello, e malgrado il gran Federico, uno dei suoi più ostinati detrattori, il caffè fu considerato come una bevanda eccellente, salutare, vivificante e l'uso se ne sparse dovunque. Si è molto discusso e si discute ancora sulle proprietà del caffè, ma queste dipendono per la massima parte dalle differenti maniere di prepararlo, che vengono adottate dai diversi popoli che ne fanno uso. In Abissinia, dove lo si trova allo stato selvaggio, gli Oromo hanno il costume di mangiare il caffè bollito col suo pericarpio, con del butirro, cioè il burro, e con sale grosso. Questa preparazione si conserva lungamente e ne portano seco loro una provvista nelle lunghe escursioni, già che basta una piccola quantità per sostenerli per molti giorni di marcia,
di fatiche, di combattimento. Nell'Alto Egitto questa maniera di preparare il caffè è ugualmente in uso. Reynier vide spesso i soldati preferire un tale alimento alla loro razione, specialmente quando avevano lunghe marce da fare. Tali fatti non lasciano nessun dubbio sulle qualità nutrienti del caffè. Tutti gli arabi amano il caffè e ne fanno un gran consumo, ma però, se ne beve meno nel Yemen che nelle altre province, e ciò proviene dall'uso del khat, di cui van pazzi quegli abitanti. Il khat è una sostanza stupefacente che però ha un effetto soporifero, praticamente il contrario del caffè. Gli yemeniti preferiscono ancora l'infusione della fava a una decozione fatta con la polpa che circonda i grani e che si fa seccare con molta cura. Questa decozione viene chiamata kisher. Gli yemeniti la bevono calda e a tutti i momenti della giornata. Essa è dolce, zuccherata, ha un poco il profumo del caffè e partecipa delle sue proprietà eccitanti. Si è supposto a torto che fosse per economia che quegli abitanti usavano di questa bevanda piuttosto che del caffè preparato come noi lo beviamo, e si credeva che riservassero il grano per venderlo, giacché quest'uso è generalmente in tutte le classi. Ricchi e poveri ne bevono frequentemente, e non è se non dopo il pasto che prendono l'infusione del caffè arrostito. Gli arabi di Turchi se ne servono come bevanda in tutte le ore del giorno. Quanto alla maniera di preparare il caffè, non ne parleremo, già che i metodi usati variano all'infinito. Tutti però si riducono ad ottenere che l'olio essenziale, il quale si sviluppa dall'abbrustolimento, venga perduto il meno che sia possibile, già che in esso risiede per la massima parte l'aroma ed il buon gusto che caratterizza questa bevanda. La pianta del caffè è un arboscello sempreverde, il cui fusto ha dai 4 a 5 metri di altezza e dai 5 agli 8 cm di diametro. Ha il fusto dritto, i rami opposti, incrocchiati, bernoccoluti, per lo più semplici, gli inferiori orizzontali pieghevoli e superiori più avvicinati al fusto. Le foglie opposte ovali, lanceolate, intiere, un poco ondulate al margine, affatto lisce, d'un bel verde lucente nella parte superiore. Le stipule inserite alla base delle foglie lanceolate, lineari alla punta. I fiori bianchi, quasi sessili, nelle ascelle delle foglie simili a quelle del gelsomino, da cui differiscono nel tubo della corolla, più piccolo e più corto. Il frutto è una bacca quasi rotonda, ombellicata alla sommità, leggermente carnosa e fornita ad un tenue strato di polpa che copre due semi di natura cornea, convessi sul dosso, schiacciati dal lato opposto, traversati ciascuno da un solco assai profondo e forniti di due inviluppi, l'uno comune, duro e coriaceo, l'altro proprio, sottile, morbido, scaglioso. Detti semi, quando sono perfettamente maturi e freschi, esalano un odore aromatico soavissimo, che maggiormente si sviluppa mediante l'arrostitura. Ora, l'ultima frase è infelice, vi prego di tener conto che è un articolo di fine 800. La coltivazione del caffè è, dopo quella della canna da zucchero, la più importante e la più estesa di tutte, avendo il vantaggio di poter essere praticata anche dai bianchi, già che si fa piuttosto nelle montagne che nelle pianure. Per quanto riguarda l'arrivo del caffè in Europa, ci tengo a fare il mio augurio al caffè Florian di Venezia, dato che proprio quest'anno, anzi in realtà l'anno scorso, ha compiuto 300 anni, dato che la sua data di fondazione è il 29 dicembre 1720. Come vi ho già detto nell'introduzione, purtroppo le prime due settimane del settimanale sono molto compromesse e danneggiate. Vi farò comunque una piccola carrellata di mode su Pellettili e non vi preoccupate che sarà comunque interessante. Prima di tutto partiamo subito con un bel paniere sobrio che non manca mai in una casa vittoriana, rivestito di seta ricamata, guarnito di nodi di nastro. Poi volevo farvi vedere questo mantello per signora attempata. Prima di tutto perché c'è scritto signora attempata. Ed ancora una volta ci tengo a sottolineare che anche signore di una certa età, se potevano, si vestivano alla moda. La seconda cosa che volevo farvi notare è il cappuccio. Le mantelle con il cappuccio in questo periodo sono molto di moda. Proseguiamo con un modello di abito per ragazza eseguito all'uncinetto. Come abbiamo visto anche nei video precedenti, facevano proprio degli abiti completi
sia per ragazza, per bambine e bambini, ma facevano anche sottogonne, guanti, mantelle, gilet, all'uncinetto facevano un po' tutto. Poi volevo farvi vedere queste acconciature e guarnizioni. Nulla di meglio che presentare al momento attuale, in cui si apre nel suo splendore la stagione carnevalesca, dei modelli di acconciature per le prossime brillanti riunioni. Che quest'anno non ci saranno. Nel nostro figurino le lettrici troveranno non solo modelli bellissimi di pettinatura, ma altresì vedranno quali sono gli ornamenti in voga in occasione di soirée, di balli, di riunioni. Basta gettare uno sguardo sui nostri figurini per convincersi della loro eleganza. E diciamo eleganza senza esagerazioni, senza passare in eccentricità, che rendano ridicole coloro che credono di esserne una gioia. Poi abbiamo dei modelli di scarpette per signora. Ed anche nella prossima immagine volevo farvi vedere, per concludere, un abito guarnito di ermellino per signora di una certa età, di velluto verde oscuro, che lascia vedere una gonna di raso bianco adorna di ricami in colori con strascico, maniche anch'esse di raso bianco. Grazie per essere stati con me anche in questo video. Ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!